Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video su YouTube. Come state? Spero tutto bene. Oggi proveremo a fare una cosa di leggendario che praticamente ancora io non l'ho visto tutto il video. E praticamente si chiama Frederick Frankenstein questo canale che mette un po' di parole a caso, cioè che gente non vuole dire, boh, non lo so. Andiamo a visionare un video che praticamente è stato fatto da un botto di tempo di Ciccio Gamer e con parole messe a caso. Ciccio, guardatelo che cosa c'è. Vabbè, vi lascio il link qua sotto in descrizione, sia del mio profilo Instagram, Facebook, vabbè, come al solito. E lasciate un mi piace in su se è sempre gratuito e partiamo con il video che oggi, cioè, allora, proviamo. Sto sudando. Ok, si guarda già. Allora, volume c'è? Sì, via. Partiamo. Sto sudando. Hakuna Matata, cazzo. Ben ritrovati dal vostro accaldatissimo Gamer 89. Siamo tornati in un nuovo vlog. Oggi parleremo di alcune cose che sono accadute e alcune cose che sono. Alcune cose che sono particolari, quindi ragazzi, mi raccomando, signori, la cosa più importante di tutte, a quanto pare un ladro ha cercato di entrare dentro casa. Com'è successo? Ha provato a spaventarci. Aspettate un attimo, ragazzi, perché sono fracico, io ero 89. Madonna Ciccio, Maria Ciccio, Madonna Cesso. No, è leggendario questo video. Allora, praticamente qualcuno ha applaudito due volte fuori al balcone, non Cosa è esce? uscito. E la cosa strana è che stiamo facendo i lavori sul balcone di casa e c'è Allora, l'operaio che ha raga, bucato, non è possibile. Hanno trovato. raga, ti spiego che sto già morendo da ridere. Allora, praticamente è partito che era accaldato, poi è passato che, vabbè, Hakuna Matata, ragazzi, sì, quel solito saluto di Ciccio. Poi è arrivato a arrivare a dire che i ladri hanno provato a spaventare Ciccio dentro casa. Io non so, boh, vabbè. E poi dopo qualcuno ha applaudito due volte al balcone, non una, ben due, quindi ha fatto. E boh, non lo so come cavolo ha fatto, ma andiamo avanti. A lui dice non è possibile, boh. Un sacco Ah, di. ovviamente, raga, sono parole messe da altri video, cioè non è che è un video, è un montaggio un po', come dire, particolare, vai. Chiodi davanti al cancello di casa nostra. Non è possibile. Non lo so quello che sta succedendo, magari Ma sono due coincidenze. ok, raga, fatemi rimandare perché mi sono perso. Vai. E la cosa strana è che stiamo facendo i lavori sul balcone di casa. Ecco. E c'è l'operaio che ha bucato. Non è possibile. Hanno trovato un Aspetta, no, sacco di aspetta. chiodi davanti al cancello di Non ho casa nostra. capito. Non è possibile. Stiamo facendo i lavori sul balcone di casa. Fuori al balcone. Non è possibile. E praticamente qualcuno ha applaudito due volte fuori al balcone. Non è possibile. E la cosa strana è che stiamo facendo i lavori sul balcone di casa. E c'è l'operaio che ha bucato. Non è possibile. Hanno trovato un sacco di chiodi davanti. Ma bucato cosa? Bucato cosa? Bucato cosa? Ma andiamo a vedere, Al cancello di casa nostra. Non è dai. possibile. Io Non lo non so è quello che sta possibile. succedendo. Magari sono due coincidenze. Magari non è successo niente. È stato un rumore del congelatore. C'è presente quando si ghiaccia o si rompe il ghiaccio? Fatta. Cosa c'entra il congelatore con i ladri? Allora, è partito con i ladri, poi è andato sul balcone che non era possibile applaudire due volte. Poi hanno detto che praticamente il ghiaccio si è rotto. Poi cioè, vai a una conclusione, Ciccio, cosa ci vuoi dire in questo video?
Non è possibile. Non lo so, però hanno di anche degli chiodi davanti al cesso. Sono solamente cazzate. Poi vi farò sapere. Poi vi farò sapere. Perché sto schiumando così tanto? Perché mi si è rotto il cesso? Cosa c'entra il cesso? Con i ladri? Col balcone? Cosa c'entra? Di che cosa? Ma si vede palesemente che è fake. E niente. Una merda di chi si è visto. I bambini mi arriveranno entro il 15/30/1/34/Batman/900/... Sto sudando, cioè sto sudando davvero, davvero tanto. Ammazza che figo. Quindi io ho raccontato un po' tutto. Se avete domande, scrivetemele qua sotto. Se avete qua sotto, scrivetemele domande. Magari possiamo fare anche un fuck. Io ho la doccia, ragazzi. No, è già finito. Iscriviti al canale e clicca mi piace. Non vuoi svegliarti con l'ultra ok, raga, ne guardiamo un altro. Che, cioè, fanno troppo ridere questi video. Sono video divertenti, raga. Attenzione. Questo, ragazzi, si guarda un video. Un altro, boh, De Fantellas, vai. Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Jumpy Tech. In realtà Jumpy Dumpy, povero Jumpy Dumpy. Ah, oh no, aspetta, che ce la questo fa? Sì, lo conosco. Posso tagliare anch'io, Frederick? Non lo so io, fammi una YouTube poop. Si può fare. Ciao, io sono Giorgio. Ciao. Ho sposato il Mac Sciosha. Momento. Sciosha, che precedentemente ha sposato uno dei miei migliori amici. Momento. Comunque un saluto a entrambi. L'ho sposato perché comunque stimo molto Mike, ma anche perché a falle così è cazzo davvero troppo grosso. È vero. Ci siamo conosciuti a una festa di un nostro ex. Ci siamo subito piaciuti. Io non lo mollerò mai per nessuna cosa al mondo. Momento, quanto sono lungo? 8 e mezzo. Mike, ti do un po' di noie e di pensieri con questa minchia di 8 centimetri. Perché è una cosa recente, no? Un cazzo piccolissimo. E perché io sono più attivo di Mike, non sente quasi nulla. Perché lui ha questo problema qui. Davanti il culo di Mike Sciosha. Mette... A modo vuoi. Ti fa le challenge. Un secondo. Tipo un cartello lasciato in disperanza, o voi che entrate? La storia di un presunto buco senza fondo. La gente aveva gettato rifiuti là dentro per decenni. Ok, raga, non ve lo faccio vedere tutto, sennò il video dura un botto di tempo, però dai. Magari continueremo con questa cosa, cioè che fanno... cosa c'ho dietro il collo? Raga, se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su. Morto il telefono, lasciate un pollice in su che è sempre gratuito, non costa niente. Se vi è piaciuta questa serie, ditemela a voce come volete. Io vi saluto e noi ci rivediamo nel prossimo video.